Cari amici, tornano i giorni d'Italia 5 Stelle, torna la nostra festa, torna il momento in cui pensiamo al cammino fatto insieme finora e a quello futuro pieno di obiettivi da raggiungere. Fare il ministro rappresenta la grande opportunità di portare finalmente a termine le nostre battaglie, quelle battaglie che voi conoscete bene, voi che eravate a fare volantinaggio al nostro fianco, stanchi di un'Italia che andava al contrario, voi che avete viaggiato insieme a noi per raggiungere V-Day. Perché le parole di Beppe e Gianroberto ci hanno fatto tornare a credere in qualcosa, dopo tutta quella vecchia politica che abbiamo dovuto sopportare e subire per anni. Noi siamo nati dalla voglia di cambiare questo paese. Eravamo cittadini che lavoravano e sudavano tutti i giorni, cittadini che per anni hanno assistito al malgoverno, al menefreghismo, alle lobby che comandavano, all'umiliazione di vedersi rappresentati da qualcuno distante da noi. Oggi il governo del cambiamento è una realtà. Da quando ci siamo insediati, abbiamo e avete visto che il famoso ritornello non si può fare è sempre stato solo una scusa. Abbiamo tagliato i vitalizi alla Camera e presto otterremo lo stesso importantissimo risultato al Senato. E adesso toccherà anche alle pensioni d'oro. Abbiamo ridato dignità al lavoro e questo è solo il primo passo, perché con la legge di bilancio arriverà anche il reddito di cittadinanza per dare una mano a chi si è sentito abbandonato in tutti questi anni. Ma quello che vi dico con orgoglio ed emozione è che non sentiremo più parlare dell'Italia come di un paese corrotto. Vi dico che gli onesti verranno tutelati, che le pene saranno certe, che la dignità della persona e delle persone e dei cittadini verrà rispettata. Con orgoglio vi dico che finalmente potremo inseguire la verità senza più paura di collusioni o omissioni. La legge spazzacorrotti che vogliamo approvare in tempi brevi mi rende particolarmente felice di essere il ministro della giustizia, perché questa è la prima legge che contiene misure concrete e serie contro la piaga della corruzione. Questa legge metterà fine una volta per tutte alla piaga delle scorciatoie e dei favoritismi, premierà gli onesti e ridarà spazio alla meritocrazia. Questa è una legge che aspettiamo da sempre e per la quale mi sono battuto sin dall'inizio. C'è poi un tema che mi sta particolarmente a cuore e che ho posto in cima alla mia agenda da quando mi sono insediato, quello delle carceri. Vedete, un paese civile riconosce anche a chi sconta giustamente la pena i suoi diritti. E l'Italia su questo purtroppo è ancora in grave ritardo. Stiamo lavorando senza sosta per migliorare le strutture detentive, renderle posti sicuri e dignitosi, incrementare le esperienze culturali e lavorative, grazie alle quali potremmo dare ai detenuti un'occasione di riscatto, una nuova carta per il futuro. A Italia 5 Stelle vorrei parlarvi di questo e di tanto altro. Perché non è solo la festa del Movimento 5 Stelle, ma un momento in cui cittadini liberi possono incontrarsi e confrontarsi su cosa debba essere ancora fatto per cambiare questo meraviglioso paese. Il Movimento 5 Stelle, lo sapete, non fa politica coi soldi pubblici, ma solo con l'autofinanziamento. Anche Italia 5 Stelle ha bisogno di un sostegno. Per questo sento davvero il bisogno di donare per una giusta causa, ritrovarci nell'Italia che abbiamo sempre sognato e che oggi possiamo costruire insieme. Ciao a tutti e ci vediamo a Italia 5 Stelle. Ciao!